troppo silenzio. Sì. Ne hai paura? Un po'. Perché? Perché è troppo forte. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Guido. Hai altri nomi? Sì. Puoi dirmeli? Se me li ricordo, perché sono sei. Fantastico. Sì. Sicuramente Gioacchino, perché era la chiesa dove mi hanno battezzato. E poi Giuseppe, Maria. Non me li ricordo gli altri. Ma tu li riconosci o no? Io riconosco quelli che ti ho citato. Gioacchino? Sì, Gioacchino in particolar modo, perché mi piace molto. Raccontami un po' quando sei Gioacchino, come ti senti? I may say hi. Buongiorno. Buongiorno. You laugh? Yeah. Why? Because it's so scared and then I'm scared I'm laugh. What's your name? Ivan. Ivan? Ivan. Ivan the Terrible. You know about me all. Speak me, Ivan the Terrible. Это очень долгая история. Я был маленький. Как-то раз. Lasciatemi cantare. Elisabeth, Rosa, Tassela, Schlager. Nobody calls me Rosa, but if you say Rosa, Rosa is a very strong name. I see myself as a my age is 62, so I realize okay, I will live maybe 20 years longer, so I have to decide good. I have to live as conscious as possible. That's my identity. Identity, I think it's very, how should I put it? It's very protean in nature. There is no single identity. I'm a Pakistani Canadian, but I also have a global identity. I've lived in multiple cities like Chicago, Boston, Toronto, Lahore, Dubai. So I don't feel that I have one single identity. I think there are layers to it. The digital world extends the physical world. So I can have an identity on the net that extends my current identity. But it's a different kind of realm as well. Quando guardi allo specchio, chi vedi allora? A good question, I don't know. Io stesso, ma tutto una distorsione. Vedo like strisce di colore. Everything's kind of warped, so it's not like a normal, un specchio normale, non è così. Quindi.
come ti chiami? Irina. Cosa pensa della sua identità? Irina, it is someone who is represented socially, while inside me there are no names. E Irina ha una sola identità. I can imagine something, but it won't mean anything. Something without form, just pure energy. L'identità digitale. Sì. Cosa ne pensi? Quello che penso di questa identità è che sia una brutta bestia e che porti fuori il lato peggiore delle persone, che può essere la vanità, l'autoreferenzialità, l'aggressività, il farsi un'opinione sulle cose a livello molto superficiale, e quindi preferirei che esistessero solo identità fisiche, non identità digitali. Però probabilmente sono molto pessimista. Quando ti guardi allo specchio, Karin, chi sei? Sono sempre Karin, però non mi guardo molto allo specchio. Come mai? Perché preferisco guardare tutto il resto. Certo, ma era metaforico. Sono un agglomerato di atomi e molecole su un pianeta abitabile. The latter, multiple identities, and I have already sought, and I've traveled the world, and seeking myself, and I've learned a lot about the rest of the world, about other people, about myself, and at the end I realized that there's nothing. Quindi